Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Se finora non è stato chiuso Casa Pound, Forza Nuova, è perché evidentemente la magistratura, di cui voi tutti dovreste avere grande rispetto, non ha ritenuto che ci sia il partito fascista in Italia. E non lo stabilite voi che c'è il partito fascista in Italia. Lo stabilisce la Costituzione, lo stabiliscono le leggi, ok? Esatto. Quindi questo dibattito è inutile, serve soltanto a chi, non avendo altri argomenti, parla di antifascismo e ogni 25 aprile ci deve fare la manifestazione sul fascismo. Ah, ma allora vanno lì. Tanto è vero che l'allarme avviene soltanto quando, per favore, l'allarme avviene soltanto nel momento in cui vincono quelli che non sono di sinistra, e allora bisogna andare in piazza a fischiare tutti quelli che non sono così. Guardate, esatto. Piccolo dettaglio. Fammi finire, che io mi sono stato a sentire tutti. Il 25 aprile viene usato regolarmente dalla sinistra per fischiare quelli che hanno vinto le elezioni che non sono di sinistra. È sempre stato così. Avete fischiato Bossi, avete fischiato persino un signore in carrozzella spinto da Letizia Moratti, che apparteneva, era un partigiano, è stato spinto in carrozzella, l'hanno fischiato perché non era di sinistra. Ultimo caso, dopo sto zitto, parlate, continuate a fare le vostre, continuate a dire le vostre cose. In Italia, le ultime elezioni, Forza Nuova ha preso lo 0,37%, lo 0,37%, niente, non esiste. Dal punto di vista elettorale non esiste, e Casa Pound ha preso lo 0,9%, quindi non esiste neanche Casa Pound. Quindi il fascismo, il ritorno del fascismo, se lo inventano gli antifascisti. Il ritorno dei fascisti. Basta. Posso dire una cosa? È una vita che parla di negazionismo stesso. Molto bene. Il negazionismo stesso. Molto bene. Io vorrei sapere come fate a essere d'accordo con tutti quelli che alzano un po' più la... Cioè, è incredibile, io non ho mai visto. Ma perché se ha ragione, per non farmi interrompere da te. No, lo so, però scusa. Allora, innanzitutto è un fatto proprio, come dire, di ragionamenti. Infatti, è il pensiero unico. Dalla vostra parte il ragionamento non c'è. Verso le minoranze, verso il più debole. Non c'è. E questo fascismo. Non c'è scritto fascismo, ma è fascismo. Questo è fascismo. Ma vi rendete conto che avete parlato di uno stupro odioso, schifoso, fatto fino a poco fa, sì, da due signori che appartenevano a Casa Pound, e non si è mai parlato di uno stupro avvenuto in un centro sociale a Parma, dove i militanti del centro sociale, pagato dal comune il centro sociale, ecco, si erano messi tutti d'accordo, hanno stuprato una donna. Prima però sono andati anche a pensare di fare un attentato a Casa Pound, e però quello non è stato un dibattito, non si è pensato di chiudere quel benedetto covo dove ci stavano quelli che hanno nascosto gli stupri. I giudici che hanno condannato quelle persone, stupratori, hanno parlato di omertà. Fate sentire Maiorino. Lui ha nascosto queste vicende. Fate sentire di questo e del fascismo. Allora, io sto, ma siccome tu non lo conosci, allora, quindi non ne parlare, per favore. Io lo conosco, sono stati condannati a 4 anni. I compagni del centro sociale, di due persone di Casa Pound, mi parli di un'altra violenza. Io peraltro non fare questo gioco con me. Non giustifico niente. Dico che fare tutta una discussione su questo, volendo far chiudere questi e quest'altri, quando dopo anni, pagato dal comune, perché ovviamente è di sinistra.